Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova, a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma a nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro». All'udire queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Fratelli, comincia una nuova settimana, questo lunedì, che anche significa per molti il rientro definitivo alla vita quotidiana di lavoro. Tra poco inizieranno anche le scuole. Settembre è un tempo importante, un tempo che ci riporta verso la vita di ogni giorno, la vita quotidiana, quello che tutti vorremmo sfuggire, la routine. Abbiamo ancora forse la nostalgia delle vacanze, forse la nostalgia del riposo, forse già stiamo progettando, che ne so, la settimana bianca, il Natale, o forse addirittura le ferie del prossimo anno. Cerchiamo il riposo, cerchiamo un luogo dove fermarci. Lo dico perché proprio di lunedì questo si fa più forte. Magari abbiamo davanti una montagna da scalare, un problema sul lavoro, qualcosa con i figli, le analisi, qualsiasi cosa oggi si presenti dinanzi a noi, fratelli, e che ci turba, abbiamo questa parola che è meravigliosa: il Signore si mise in cammino. Così termina questa pericope, questo brano del Vangelo. Cioè il Signore viene oggi nella sua patria, cioè viene oggi alla tua vita, alla mia vita, perché sei tu, sono io, è la tua famiglia, è la tua storia la patria del Signore. Fratelli carissimi, la patria viene da padre, perché tu ed io abbiamo lo stesso padre di Cristo. Siamo stati allevati nella Chiesa, nelle viscere di misericordia della sua madre, Maria, che è immagine della Chiesa, la nostra comunità cristiana, e viene oggi nella sinagoga, viene oggi nella tua, nella mia comunità, fratelli, viene oggi nella tua vita, nella mia vita, a compiere la parola che abbiamo ascoltato. Oggi si è compiuta questa parola. Questo oggi è oggi, ma è domani, è dopodomani, è ogni giorno della nostra vita. Per questo dice il Signore: se oggi ascoltate la sua voce, non indurite il cuore. La Chiesa nella sua sapienza inizia ogni giorno con queste parole. Le prime parole della preghiera della Chiesa, nel notturno dei monaci, ma che anche tutti noi siamo chiamati a fare nel mattutino, l'ufficio delle letture, è il Salmo 94. Se oggi ascoltate la sua voce, perché oggi si compie la parola, oggi tu sei liberato, oggi
a te è predicata la buona notizia. Oggi tu sei curato. Sei Naaman il Siro, sei la vedova di Sarepta. Cioè, ti riconosci un povero, un pagano, oppure a campi diritti, come il popolo, alcuni del popolo di Israele, come alcuni dei sapienti, alcuni dei potenti del popolo di Israele, alcuni dei compatrioti di Gesù, schiavi della carne, schiavi dei loro schemi, schiavi della loro falsa conoscenza superficiale del Signore. Non hanno bisogno di essere salvati, non riconoscono in Gesù l'unico salvatore della loro vita. Per questo induriscono il cuore, al punto di indignarsi e volerlo uccidere. Forse tu vorrai uccidere Cristo oggi. Forse già in questo momento hai pensato di ucciderlo. Nel tuo fratello, in tua moglie, in tuo marito, in te stesso. Cioè in quell'evento della vita che tu vorresti cancellare, che tu vorresti sbianchettare, che tu vorresti cambiare. Ma dice il Signore che ti ama laddove tu oggi non ti ami, che Lui è presente con la perfezione della sua creazione, laddove tu vedi solo imperfezione, laddove io vedo solo imperfezioni. I salmi tutti dicono: stupenda la tua sapienza, Signore, stupende sono le tue opere, tutto hai creato con sapienza, tutto è perfetto. Nella creazione non c'è veleno di morte, quello entra per il demonio, dice il libro della sapienza. Allora, se viene il Signore oggi nella tua patria, secondo il suo solito, cioè perché viene ogni giorno, perché Lui nell'incarnazione con sua madre e suo padre ha imparato a vivere solitamente la liturgia, cioè a fare della propria vita una liturgia, a entrare, fratelli carissimi, Lui nella storia che Dio ha preparato per Lui. Lui entrare nella storia per riportare nella storia la benedizione, per riportare nella carne, per riportare negli eventi, per riportare in quello che noi chiamiamo routine la benedizione, la perfezione, la meraviglia, la santità. La santità, cioè che tutto appartiene di nuovo a Dio, a riscattare tutto ciò che il demonio ha rubato, tutto ciò che il demonio ha ferito, ha sporcato nella tua vita, nella mia vita, per trasformare la tua vita in una liturgia, per trasformare la routine, per trasformare questo lunedì e questa settimana in una liturgia di lode. Perché? Perché tutto è bello, tutto è santo, tutto è meraviglioso. Ma per fare questo viene e ti dice una parola, i tuoi occhi sono rivolti a Lui, dice il Salmo, gli occhi di tutti gli animali sono rivolti a Dio in attesa che gli dia loro il cibo. Avete visto questi uccellini, no? Che hanno nei nidi, no? Che hanno il muso rivolto verso l'alto, aspettando la madre che arrivi con un pezzettino di pane o di qualcosa che ha trovato, no? Il cibo, e aprono queste boccucce, no? Così dice il Salmo, tutti gli occhi sono rivolti a te in attesa. Ecco, nella sinagoga, nella nostra comunità cristiana, nella tua famiglia, quando la mattina preghi, e speriamo che tutti noi preghiamo, meglio sarebbe se facessimo bene le lodi che la Chiesa ci ha dato, ci ha regalato. Pregare, la prima cosa da fare è pregare la mattina e fissare con gli occhi Cristo, in attesa che Lui ci dia una parola. E ogni giorno Lui ci darà questa parola, fratelli carissimi. Oggi si è compiuta questa parola. Oggi ai poveri è predicato il Vangelo. Oggi c'è la liberazione. Oggi c'è il perdono dei peccati. Oggi c'è la felicità. Oggi tu puoi essere guarito. Allora, come Naaman il Siro, buttati in quello che ti viene detto. Cioè, entra in questo lunedì. Naaman, che era lebroso, attraverso il profeta Eliseo, è invitato, è chiamato a entrare 7 volte nel Giordano. Dice: ma come? Devo andare al Giordano? Ma non ci sono fiumi dove sono io, in Siria? Che cos'è questa stoltezza, questa tonteria? Naaman pensava che Eliseo facesse lì un miracolone, qualcosa di enorme. Invece no. Scendere 7 volte nel Giordano a lavarsi. Lo fa perché è consigliato dal suo servo, dal suo ministro. Se ti avesse chiesto una cosa difficile l'avresti fatta, no? Ma ti ha chiesto una cosa semplice, falla. Cioè oggi il Signore ci dice: entra, entra, vai al lavoro, entra, studia per quell'esame, lava i panni, fai il bucato, vai a fare la spesa, aggrappati a
alla tua solitudine di persona anziana. Accogli la malattia, accogli i dolori, accogli i dolori reumatici, accogli la precarietà economica, cioè entra lì, perché è come il Giordano, perché entrando in quella storia tu sarai purificato. La lebbra che è la menzogna del demonio, che ti ruba la carne, che te la strappa, che ti impedisce la felicità, verrà sanata entrando nel Giordano, perché la vita è un sacramento di salvezza in un certo senso. Cioè la storia bagnata dalla grazia, come la rugiada sulle foglie, sui fiori la mattina presto, se oggi ascoltate la tua voce, oggi si è compiuto, in questo oggi dove c'è la rugiada di salvezza, la vittoria di Cristo sulla morte, la sua presenza che santifica, benedice tutta la vita, tutta la creazione, tutti gli eventi della tua vita, in tutto sta Cristo e in tutto ti aspetta, perché tu possa, come diceva San Paciano in una bellissima catechesi sul battesimo, riposare in ciò che a lui piace. Riposare in ciò che a lui piace. Oggi, lunedì, tu puoi riposare. Che cosa è che piace a Cristo? La tua vita, la tua persona, chi ti è accanto, tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, tua suocera, il tuo lavoro. A Cristo piace tantissimo, perché in tutto c'è Lui, in tutto c'è la sua vita, in tutto Lui ha dato la vita, in tutto Lui si è fatto carne. Allora entra, come la mano del Silo, e vedrai, come la vedova di Saretta, che non morirai, perché Dio è capace di moltiplicare quel pochissimo che tu hai, quel pochissimo che è la tua debolezza, la tua povertà. Questa vedova, no? Vede Elia, dice, ma che gli chiede da mangiare, dice, no, ma io ho soltanto un po' d'olio, un po' di farina, mangiamo io e mio figlio e moriremo. Tu dammelo e vedrai che non morirai. E così accade, perché Dio è buono con la vedova e con l'orfano, cioè con te e con me, che siamo vedove, perché a causa del demonio abbiamo perduto il nostro sposo. Forse siamo alzati nervosi, forse siamo alzati pensando male di Dio, abbiamo tagliato forse con Dio, con un giudizio, con una mormorazione, con qualcosa. Ma Dio ha pietà della vedova e dell'orfano, di colui il quale non vede Dio, non vede suo padre, perché ha paura di quello che gli sta accadendo, non vuole soffrire, non vuole morire a se stesso, non vuole vedere morto l'uomo vecchio. Ha paura di morire, forse perché la malattia, forse perché la vecchiaia, forse perché ti ha lasciato la fidanzata, forse perché ti ha lasciato tuo marito, non lo so, tua moglie. Bene, dagli questa tua povertà, dagli questa tua debolezza, dagli questo tuo complesso, dagli questa tua nevrosi, dagli questa paura che tu e io abbiamo entrare in questa nuova settimana e vedrai che l'olio e la farina non si esauriranno mai. Cioè, che lui, il Signore, è capace di moltiplicare questa tua giornata fino a farla diventare un pezzo di cielo, un pezzo meraviglioso di cielo dove tu puoi riposare. Il riposo, una primizia, un anticipo del paradiso. Oggi, la routine, un anticipo del paradiso, un anticipo del cielo dove tu puoi riposare. Coraggio, buona giornata fratelli, perché oggi e ogni giorno si compie la parola che abbiamo ascoltato. Il Signore, buttiamo via l'indignazione, buttiamo via le opere del demonio. Lasciamoci abbracciare dal Signore che ci accoglie in questo lunedì, che viene nella sua patria, viene a te, a me, alla carne della sua carne. Non temiamo, perché viene a noi attraverso nostro marito, attraverso nostra moglie, attraverso i figli, attraverso la storia, attraverso quello che noi conosciamo, che abbiamo visto tutti i giorni da tanti anni a Nazareth. E non riusciamo a riconoscere come il Messia, no, il Messia è lì, e in questa vita, in questa storia che tu pensi, che io penso, che io mi illudo di conoscere, e che forse quell'aspetto di tuo marito, forse quell'aspetto di tua moglie, non siamo riusciti mai a vederlo come incarnazione del Messia, cioè come attraverso quel fatto, attraverso quell'aspetto del carattere, attraverso questa situazione difficile, attraverso questa croce, Cristo viene a te per salvarti, come il Messia. Allora, per fare questo abbiamo bisogno dello Spirito Santo, abbiamo bisogno della predicazione, abbiamo bisogno della Chiesa, abbiamo bisogno di una grazia speciale, la conversione. Allora, non induriamo il cuore, apriamo gli occhi, lasciamoci amare e scopriremo che tutta la nostra vita è santa, è meravigliosa. In tutto c'è il Messia che viene a salvarci e a redimerci e a riscattarci, a fare della nostra vita una liturgia di lode stupenda, anticipo del cielo. Buona giornata, buona settimana.